涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day, buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, piccolo video patch veloce, perché tanto oggi è arrivato Deathrows, ma il resto della patch è un po' particolare. Con me c'è Dario. Ragazzi, andiamo a vedere la patch più shop che abbiamo. Ovviamente sapete che c'è una settimana nel mese dove ci pompano pesantemente quello che dobbiamo andare a shoppare, perché altrimenti loro non ci guadagnano abbastanza e lo sappiamo bene. Comunque, a schermo, vediamo un attimino prima la patch che abbiamo. Abbiamo Deathrows e siamo tutti consapevoli di ciò, tutti contenti di ciò. Siamo realmente tutti contenti? Non lo so. Comunque, non entrerà nei pool, ma questo era abbastanza scontato dopo la fine del suo banner. E poi, cosa ci dicono? Cosa ci dicono? Treasure Hunter. Allora, Treasure Hunter è il solito problema, nel senso che è una cosa che se volete shoppate, se non volete non shoppate. Questa volta, dentro. Esatto, questa volta il problema sorge da cosa c'è dentro, perché c'è questo cosmo nuovo che ha due speed, che però, essendo l'unica cosa sensata di diverso che c'è qui, perché qua c'è un selettore di Hypnos, ok, ma onesto, non penso valga completare, rischiare di completare un Treasure Hunter, se devo essere sincero, vi conviene Bounty Trial, che dà la stessa identica ricompensa, eccolo qua, che vi ricordo questo cosmo può essere utile per Pandora, ma Pandora non vuole la speed, quindi insomma, è proprio sia la sua utilità. Non è che offre molto questa volta sto treasure, quindi a meno che non volete prendervi queste cose degli altri più che altro, perché dell'SS i tomi buoni sì, il volume di death buono, ok, però non è un Treasure Hunter che proprio io farei onestamente, infatti come vedete non l'ho toccato, niente di gratis li vado a fare. Poi che cosa ci hanno dato? Questo Dimensional Shift, che è l'evento dato con il sì, classico video. Evento con il PG nuovo. Esatto. Nel frattempo ne approfitto per ricordarvi che Huawei vi dà il 15% di cashback, di conseguenza se proprio volete fare questo Treasure Hunter mi raccomando prendete qua. Io vi consiglio in realtà stavolta solo per chi è un po' più su pure del medio shopper di comprarvi nel mall unicamente le pietrine del Blessing, perché il Blessing sapete che è la parte più rompipale di sto gioco. Poi che ci hanno messo più? Vabbè, questo è il coso suo solito. Il Recharge, che come sempre quello degli S io non vi consiglierei di fare. Darione, penso sei d'accordo, che dici? No, beh, non conviene più di tanto. È un tomo alla fine a $20. Poi abbiamo il Rebate di Deathrows col solito problema di fare tutte le skill a 3 e in questo caso, boh, non lo so, perché il base è a 3, insomma. Ah, qui hanno messo poi quello che avevano proprio. Hanno messo... E cosa, scusa, aspetta? Ah, è proprio quello, la cassa di Iocos. Sì, il problema è che... Però non doveva essere Iocos, doveva essere di Cicciun. Ma non solo, credo che il problema sia, infatti, sono quelle a chance, ma mi pare che mi avevano detto che ce n'erano anche, eccola infatti, divina, eccola qui, che costa 30, ben 30 S. Ok, è una di... No, beh, in realtà è buona, è una di quelle che vi dà un pezzo sicuro di Shul, ma non potete sceglierlo, quindi il rischio inculata è abbastanza grosso, State attenti perché l'inculata ci vabbè, sta. Però... a 30 advanced non avrebbero messo comunque un selettore. No, infatti i selettori non penso li vedremo più. Poi, che cosa ci dice la patch? La patch dice, vabbè, Bounty Trial, che è quello che io vi consiglio di prendere a questo punto rispetto al Treasure Hunter, soprattutto. La campagna di recruitment, il Rebirth Wish, che sarebbe Blessing, e nell'America, purtroppo, che è quello che cerco di spiegarvi più volte, noi ci lamentiamo tanto della nostra versione, ma in America sono a 136 server e ne devono aprire un altro perché sono pieni. No, sono a 135 perché loro non hanno lo zero. È vero, però siamo là. Cioè, e poi anche meno perché ne hanno fusi un bel po', quindi in realtà ormai i server sono meno. Però...
Però il gioco a loro va, continua ad andare bene, alla gente piace e sti cazzi, cioè per loro è tutto idilliaco, ovviamente per chi shoppa no, quindi adesso in realtà c'è una situazione abbastanza particolare della quale vi parlerò probabilmente in live, qui vi faccio solo un piccolo accenno, vi ricordo questa sera la live dove proveremo Defteros, probabilmente anche in Jamir, tanto giusto per ridere lo proviamo lì. Comunque voglio farvi presente di una situazione che si sta creando e poi sarà scelta nostra o no di partecipare il mese prossimo alla cosa. C'è questo Discord qui che ovviamente hanno solo i giamiristi dove si sta parlando sia noi europei sia gli americani per cercare di portare il gioco in una direzione un po' diversa, perché sono tutti rotti le palle quelli che spendono pesantemente, perché ovviamente gli americani ora sono incazzati perché gli hanno messo il cambio sfavorevolissimo, quindi è un problema. Noi siamo incazzati sempre la stessa cosa e boh, vediamo cosa accadrà. Questo mese si proverà una piccola cosa, il mese prossimo ci si organizza un po' più pesantemente. Però insomma, vi invito a passare in live, parlarne e anche far capire un minimo come volete che ci si comporti anche per quanto riguarda noi creator, perché sennò noi ce ne freghiamo altamente, onestamente, e basta. Can you make the Book of Omnipotence monthly event? Metterete il Book of Omnipotence tutti i mesi? Sì. Bel Q&A, conciso, breve, breve. Per il resto la patch è bellamente finita. In pratica è stoppate o non abbiamo messo nulla di nuovo. Penso sia onesta. Oh, no, c'è lo sconto che devi fare tutti i giorni per collezionare gli oggettini per il mercato di Defteros. Non sei contento? Un botto. No, ok, non c'è l'evento nascosto. Pensavo avessero messo l'evento nascosto. Per quanto riguarda il Blessing, invece, ci sono i branchi, sia Ember e i Soundward. I Soundward non sono malissimo da fare doppia speed, però io aspetterei. Morning Glory, Butterfly, Guilt. Se mi manca un Guilt, potreste pure pensarci. Gardenia, Notte, Sparkle. Non andrei a blessare dei cosi blu, onestamente, io proprio all'interno del gioco. Fuchsia, Evenender, Ember. Onesto, penso che sia il blessing più inutile nella storia. L'unico cosmo decente da dire o oh sì, lo voglio è il Branchi doppia speed. Il resto, su. Non è che hanno messo proprio tutta questa gran roba nel blessing. La cosa, raga, è un po' triste come eventi. Mi aspettavo di vedere almeno quello di Temma, almeno quello là da farmare così, visto il PG nuovo, visto le cose. Però evidentemente hanno capito che durante la settimana del PG nuovo buttano sopra solo roba da shop, tanto la gente si concentra sul PG nuovo e quindi gli logga comunque. Settimana dopo, per non essere completamente vuota, iniziano a mettere gli eventi un po' più, tra virgolette, piccolini, un po' più per chi vuole farmare. Il che secondo me ci può stare come strategia, cioè non la ritengo sbagliata. L'unica cosa è un po' piatta, ecco. Dario, tu che ne pensi? No, la novità ce l'hai, vai in PvP e succa contro chi avrà Defteros più veloce di te. Probabilmente forse sì, è questo che mi fa un po' disprezzare questa pace, che si basa molto su questo effettivamente. Infatti, vabbè, stasera vedremo quanto effettivamente questa cosa inciderà, perché ovviamente lo pulleremo, lo skilliamo, gli do tutti i cosmi più speed che ho e vediamo cosa succede anche con Cardia, avendo io Cardia bello skillato, bello pompato e tutto quanto. Ci vediamo questa sera in live allora per fare queste prove. Ci sarà anche Pala per fare il pull, quindi lo registreremo dopo. E boh, a stasera ragazzi. Ciao ciao! Ciao!